Assessore, 5 referendum, oggi inizia la raccolta firme, qual è quello che le sta più a cuore? Ma tutti hanno la loro importanza e soprattutto rappresentano dei segnali politicamente forti. Vedere tanta gente qui in questa bella giornata di sole dà ancora più slancio e ancora più la convinzione che si va nella direzione giusta, proponendo temi concreti che stanno a cuore dei cittadini e che i cittadini stanno cominciando ad assaporare, a capire. Nei prossimi giorni ci sarà questa grande gazebata in tantissimi comuni, ma vedo che già la partecipazione qui oggi è parecchia, quindi fa ben sperare nella partecipazione dei cittadini. Tra quelli più gettonati stiamo sentendo soprattutto l'abolizione della legge Merlin e dell'abolizione della legge Fornero, due cose molto importanti. Da donna, come vede per esempio l'abolizione della legge Merlin? Beh, essendo qui vuol dire che ovviamente condivido tutte le iniziative referendarie. È un tema spinoso, ma che ovviamente va percepito per quello che è. Mi pare che il segretario Matteo Salvini abbia espresso chiaramente quali sono le motivazioni e quindi da donna non posso che essere favorevole a mettere un freno a quello che di fatto è una schiavitù per molte donne. Quindi basta con la tratta delle schiave, anche perché si parla di diritti umani che fondamentalmente sono quelli che vanno tutelati. La legge Fornero sappiamo tutti che è stato un obbrobrio che ha messo in ginocchio molte persone, molti lavoratori, parliamo soprattutto degli esodati. Le prefetture sappiamo tutti quanto costano, quindi probabilmente anziché abolire le province sarebbe stato più opportuno da parte dei governi che si sono succeduti pensare ad abolire le prefetture. Quindi sono tutti temi di forte impatto e di sicuro successo.